Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog. Siamo fuori dalla regione, siamo con precisione nel Lazio, a Prossedi, nella locanda, non mi ricordo. Presedi. Prossedi? Con la E, mi pare. No, con la O. Fai una ricerca così non diciamo Vabbè, castronerie. comunque, la Frosinone è latina. La locanda invece si chiama no, Locanda Presedi. per Presedi. sei, per Presedi. sei. Non si vuole fare inquadrare, Come signorino? no, un attimo mi sto preparando. Siamo qui per un weekend di dolcezze prima dell'arrivo della Signori, figlia di questo. Diana Esposito Pagano. Sì, gli daremo il doppio cognome. Vogliamo far vedere questa bella locanda, ma partirei da giù. È una locanda medievale. Sì, partiremo da Poi giù. rivisitata, ristrutturata, riarredata, riconciliata con il suo ter nuovo territorio. Sì, ora usciamo dalla porta d'ingresso e ve la voglio far vedere perché è molto carina. Giù nell'info box poi lasciamo i riferimenti. Abbiamo anche i chiavoni, le chiavi giganti. Questo è l'ingresso. Arredato con gusto, molto carino. C'è il portone. Da dentro adoro questi il fatto di aver lasciato grezzo alcune parti delle vecchie mura, molto carino. Qui subito al primo piano. C'è una sala comune, subito sulla destra, dove sono le luci? Ok, c'è una stanzetta riservata con dei libri a disposizione, un tête-à-tête e una dispensa con stoviglie, eccetera. Questa invece è la sala comune. C'è anche modo di cucinarsi perché c'è la cucina che è tutta attrezzata. Si possono anche pulire i propri abiti. Un'altra dispensa con tutto l'occorrente per poter cucinarsi. Qua c'è una luce fioca, abbiamo provato già prima. Non si vede un granché, ci sono due poltrone e una scrivania con il libro, non so se si vede, il libro degli ospiti che domani firmeremo. Molto carina. E anche un bagno comune, tutto. C'è anche la doccia, tutto attrezzato. Ciao, ci sono le lucette. Perché non clicco mai giusto le luci? Vabbè, ce l'ho fatta. Lavandino trasparente molto carino. Sì, molto carino. Fuori dalla zona comune si salgono ancora le scale, la nostra stanza è su per queste scale. Anche qui c'è il dettaglio molto carino della pietra grezza. Queste scale non fanno bene al pancino. La parte, diciamo che siamo in mansarda,
La prima parte della stanza è questa cucina angolo giorno, anche qua attrezzato. Si può anche cucinare, sotto sono state messe stoviglie e tutto l'occorrente per poter cucinare, anche se noi non ne usufruiremo. Vabbè, c'è un frigo, invece il letto è giù. Sto facendo il tour della stanza, scendendo queste scale tipo Gobbo di Notre Dame. Sto arrivando piano piano. Siamo nella camera da letto da dove il vlog è iniziato. Sì, mio marito già sta a letto, sono le 6:30, amore. Poverino, ha guidato, di solito ci dividiamo il viaggio, ma ormai con questa pancia. Buonanotte, Stellina. Sì, c'è il letto in ferro battuto che io adoro. E poi c'è anche un altro letto doppio che si può tirare e ora è chiuso a divanetto. E bagno. Con la doccia. Vite, water, lavandino piccino carino carino, è un bello specchio, veramente è una bella locanda, mi piace, un bel bed and breakfast, carino carino. Ok, ci vediamo subito dopo, le nostre intenzioni sono, vabbè, stasera ci vediamo con degli amici, quindi non porterò la telecamera onde disturbare questa piccola rimpatriata. E invece domani andiamo dopo colazione da Nanni, dopodiché andiamo a Roma da mia sorella e poi a Tivoli. E poi al policlinico. Sì, a mio marito lo ricovero, tutto regolare. Nulla, ci vediamo. Amore, mi fai bannare il video? Come devo fare? Vabbè, a dopo. Buongiorno, buona colazione. Ieri sera i nostri amici ci hanno fatto un super regalo, il tronchetto dell'amicizia. Non inquadro le persone qua perché siamo in condizioni ancora pessime, ma facciamo colazione. Tè e tronchetto dell'amicizia e la Nutella. Vero amore? Sembra lo scenario di un campo di battaglia. Nel Esagerato. senso, sai, quando dalle colline gli storici osservano. Tipo, come si chiamava? La guerra dei mondi. L'ultimo samurai. Guarda quel paesiello sul cocuzzolo della montagna. Con la neve alta così. Sta partecipando, Tiago. Facciamo colazione che sennò facciamo tardi, neanche oggi riusciamo ad andare alla Nanni. Mattina sono anche la campanella. Mi sembra adesso 8:30 o qualcosa del genere, sono 8:30. Che posticino carino. Mio marito mi prende in giro. Non siamo abituati, vedete. Ciao marito. Siamo abituati, vedete. No. Meridiana.
Reggi! Reggilo! Cade! Ok, non è caduto. Ma perché Naide? Prima che uccidiamo il tavolo bello della colazione, che è già stato ucciso. Buongiorno. Oh, si toglie gli occhiali professional. Ma amici del web, scusa, non lo diciamo più. Amici del web. Siamo a Tivoli. La sala colazione dell'alberghetto che abbiamo scelto qua. Poi dopo aggiorniamo con calma, ora stiamo ancora dormendo. No, facciamo... sì. L'ho svegliato 5 minuti fa. Ma questo succo che cos'è? Sangue di bacco? C'è sangue di bacco, mi piace. Arancia o melograno? Arancia. Fuori dalla sala colazione, giustamente fa ancora troppo freddo. L'alberghetto si chiama Il Giardino, poi lascio riferimenti giù nell'info box. Molto carino, ha un doppio ingresso e l'ingresso delle stanze dove siamo noi è in una struttura separata. Anche se stiamo vivendo in centro, c'è un pochino di verde ed è carino, ma andiamo verso le stanze. Comunque ieri abbiamo registrato veramente poco, ma siamo stati in compagnia dei nostri fratelli a pranzo e nel primo pomeriggio. Guarda qua quanto un bel verde. A pranzo e primo pomeriggio siamo stati a Roma in compagnia di mia sorella, abbiamo pranzato insieme, poi siamo andati a casa sua, abbiamo mangiato il dolce, loro hanno preso il caffè, io non lo prendo più il caffè per il momento. E invece poi dopo siamo venuti verso Tivoli e a Tivoli ci siamo riposati e poi abbiamo cenato la sera con il fratello di Marco e la sua compagna. Vi faccio vedere l'ingresso, dove sono le stanze. Tutte le stanze hanno le porte diverse, peccato che la mia non è questa fucsia, ma per accendere le luci? No, sì, la nostra è questa gialla, poi c'è una blu, una fuori una verde, una rossa e una nera. Allora, in stanza c'è un bordello di pazzi perché ci abbiamo già dormito la notte, mi sono preparata stamattina, quindi non vi spaventate.
Ok. Giustamente le ciabatte è la prima cosa che si vedono. Dopo entriamo in bagno. Ok, all'ingresso abbiamo la porta d'ingresso con un piccolo corridoio. Da un lato c'è il bagno, dall'altro una cucina e di qua una camera da letto. Vi farò vedere prima la cucina. È una stanza bella ampia. Per terra è molto carino il pavimento. Allora, abbiamo un tavolinetto, un divano letto, una finestra gigante dove faccio della veduta perché è la stessa della camera da letto, un tavolo e una cucina praticamente attrezzata, frigo con il congelatore, poi c'è non i fuchi ma le piastre, il forno, lavello, molto carino. Uscendo, di fronte troviamo il bagno che giustamente è un caos perché ieri sera ci siamo fatti anche la doccia, completamente in disordine, però vabbè, abbiamo il WC, il bidet, un bel lavandino pieno delle mie cianfrusagliette, però bello grande, e cosa da non sottovalutare, un appoggia qualcosa, perché non c'è mai, non lo trovi mai, è un grande specchio, ciao! Però ha le luci carine che ti aiutano a truccarti bene. È una bellissima doccia enorme con il getto a fontana, bella grande, grande come quella di casa mia più o meno. Sì, ci siamo fatti fare la doccia d'albergo. E ha anche una rientranza un po' all'americana. Uscendo dal bagno, qui c'è la camera da letto che è bella grande. Stesso pavimento. Allora, abbiamo il letto, giustamente ci abbiamo dormito, quindi tutto bello bianco, mi piace. Metto testa a letto, quindi il letto, due strutture vuote che fanno da comodino, un tavolinetto, un piccolo armadio, scrivania, la sedia l'ho messa dall'altro lato per appoggiarci la valigia, la TV, volevo farvi vedere il lampadario a palla, mi piace un sacco questo lampadario, e la carta da parati, abbiamo carta da parati, non è in 3D, però è molto carina. Poi di qua c'è una struttura per appendere un appendiabito, una poltrona e la sedia che stava vicino alla scrivania, io ci ho appoggiato il trolley. Apriamo la finestra, vi fa vedere. E questa è la vista fuori dalla finestra, molto bella. Ne approfitto di questa bella luce esterna per giusto per aggiornare rispetto a ciò che facciamo oggi. Oggi è l'ultimo giorno qua nel Lazio. Andremo stamattina a Villa Adriana, al parco archeologico, e poi nel pomeriggio, perché apre alle 2 oggi che è lunedì, andiamo a Villa d'Este che è proprio molto vicino a questo albergo. Mi è venuta voglia di mangiare una bella pinza, quindi sa che a pranzo cercherò la pinza e la... Ho voglia di pinza, mi è venuta voglia. Ieri ho soddisfatto la mia voglia di cacio e pepe, ce l'avevo qua da un paio di settimane. Ok, chiudiamo questa stanza e andiamo. Lo parco della rimembranza di Napoli, non so. Forse è più strutturato, no? Proprio vabbè, tu dove volete. No, vabbè, tu considera che una villa domus, una domus romana era gigante. Amore, dove siamo? Dai, fai un po' da cicerone. Siamo a Trivoli. A Trivoli? Tripoli. Tripoli. I tripodi di... La guerra vabbè, dei mondi. Adriana, no? Quella figlia d'Adriano. No, no, era la villa, Adriana. Amore. Ah, fidanzata d'Adriano. Faccio concorrenza al pirata, la Brusca X, come si chiama lui? Barba X, Barba Scura X. Barba Scura X. È simpatico.
sei in controluce. Controluce sono ancora più bello, mi dicono. Assolutamente. Allora, perché mia figlia va al turista, cavila lì. Come siete esagerati. C'ho un marito esagerato. Sono tutti ulivi. Sono tutti a ulivi. L'olio non gli mancava. Alla figlia di Adriano. È alla villa, non è la figlia. Ma Adriano in che anno? Festival Bio Giacere. Sai che c'ho un nipote che si chiama come lui. Ma è stato messo il nome apposta per l'imperatore? No. Ah, perché okay. Suonava bene. Suonava bene. Patrimonio mondiale dell'umanità. No. Siete nella lista patrimonio. Ah sì, nel 2001, quindi già sono più di 20 anni. 22 di precisione. E questa è la sola di l'estiva, amore. Certo, è l'imperatore. Due teatri, uno da una parte e uno dall'altra, amore. Dove volevi andare a sentire la musica alla nave? Sì. È più un paese che la casa. È una villa, è meglio l'imperatore. Ah, siamo qui, amore. Dove siamo? Su questo puntino rosso. La Paola deve entrare qua dentro. In questo porticato sono quelle mura là. E non è mai venuto, amore. Volevi solo andare a Villa d'Este. Ma poi facciamo la macchina. Dicono che Villa d'Este è più bella. Ma perché quella dovrebbe essere rinascimentale? C'è la fontana, Quella è rinascimentale, amore. Questa qua è imperiale. È già come acquario più grande. Vedi? Sguazzano. Il film di Celentano, innamorato pazzo, che con la musica c'era lo scemo, compariva e scompariva da una colonna, sembrava molto bella prima della scena. Non me la ricordo. Non so se stanno di fuori. E lui ferma il pullman, pure in... Non me la ricordo. Si chiama la scena. Anche nel film di Totò Truffa c'è la scena dei capitelli romani. Sfruttano le cose belle. Sì. Era un quartierino. Di servizio? Un quartiere di servizio? 134 dopo Cristo, anni di ritorno di Adriano dall'Egitto, e qui vanno molti elementi dell'Egitto, fontane, pali d'acqua, tipico di Alessandria. Per questo motivo è stata avanzata l'ipotesi che fosse luogo dedicato alla memoria del giovane Antino, morto sul Nilo. L'arredo scultorio includeva l'unità del panteo dell'Egizia, le opere, la costruzione del centro di guarda a destra, sistema di sostruzione utilizzato per superare il dislivello del terreno. La struttura è costituita da quasi 100 ambienti, da cui il nome convenzionale è 100 camere edile, allineate su piani sovrapposti, le stanze superiori con pavimenti di legno e unica apertura sul fronte. Erano accessibili dei ballatoi, che si ripartivano da una scala centrale. Il direttore del palco e la presenza di una latrina per il bagno. Sì. Questa è una destinazione d'uso per alloggi e servizi al personale più umile. Bravo, amore. Questa? I poveri lavoratori. Sì, amore. Trabajeros. Sì? No? Mio marito è già stanco dopo 5 minuti di passeggiata. Non sono stanco. Sei arrabbiato? No. Sì. Siamo adesso becherino per una guida. Quello detto. Questo sì. Arrivando. Sì,
solo che sarò sempre dopo di vado. Ma hai visto il coccodrillo? Forse quella là è Diana, amore. È da destra? Sì, c'è la gara. C'è pure Marte. Facevano i disegni piccoli e pure tosti. E il culo è più importante. Ah, questo che erano i chioni. Shh, non si dice. La virilità di un uomo non era data dal suo membro, tesoro. Purtroppo. Ovvero. Wow. Wow, gigante. No, maschi e femmine separati. Forse una delle... o sarà caldo, sarà fredda? Ah, il refrigerarlo? Refrigerarlo. Guarda che ci sta la... si chiama lo scolo dell'acqua. Ci sono strutture a serie di... dove si metteva? No. Ne abbiamo visto anche un pezzo dell'acqua. Questo è terreno, l'acqua qua. Qua sì. Ah, sono scoli. Qua sono qua, è tutta roba di scolo. Ciao. Sì. È felice, mamma? Assolutamente sì. Dentro l'impero pagano. Peccato che per fare l'archeologa ti devi agganciare solo ai professoroni e in Italia non si può fare, sennò piacerebbe tanto. Ma non è un lavoro, ragazzi, fai volontariato. Siamo dentro il palazzo imperiale di Adriano, dove lui soggiornava durante la stagione invernale. Il palazzo veniva riscaldato, in modo che l'imperatore aveva le luci calde. Devo mettere un bip qua, ma vedilo, non ce la posso fare. Non ti inquadrerò mai più, mi fai bannare il canale. Elio era, sì, Elio Camino, Camino Avvento. Noi non sappiamo che cos'era, i romani sapevano che cos'era. Com'è possibile? Amore, guarda per terra il mosaicato bellissimo qua. Vedi? Triangolo. Questo cerchio. Mi hai visto che è bello. In uso deve essere stupendo. Meraviglia, non abbiamo proprio idea. Oggi. Andatevi a Pompei, italiano. Allora, Pompei è una città. Pompei è grande. Oh, ma mica tanto. Ah, perché forse non l'hai mai girata tutta. Ho girata tutta, ma la faccio andare anche tutta. Ma ne hanno aperte tante altre nell'ultimo periodo. ? 110 anni fa. Andare, andiamo. Io sono ancora in forma, tu sei vecchio. Ma Villa d'Este dobbiamo portarla? No. Andiamo a mangiare e poi andiamo a Villa d'Este. Ma non è Napoli che si mangia tutte le ore, Come si permette? Andiamo. Dobbiamo prenotare? Una focacceria. No, dipende cosa vogliamo mangiare. Io voglio la pinza. Pinza. Ma andiamo a prenotare. Quella si pesa. Non è quella lingua lunga, scusa. Ma lui è stanno comodini. Sono caldi, sì, questo è il mattone rosso. Si riscalda. Di Colombi!
Ora stiamo per entrare a Villa d'Este. Questo è l'ingresso? Un mosaico, sì. Visto qua che hanno trovato la vecchia domus romana, dell'età repubblicana, imperiale e poi le strutture medievali. Sì. Sì. Mi dice signore che sei da là? Piena. Io ci chiedo un punto anno. La pesciera. Marcello! Come here! Ah, il tornello! Siamo stanchi? Eh? Siamo sordi? No!
Siamo da poco rientrati a casa, abbiamo cenato. Ti è piaciuto il brodino? Molto. Io faccio un brodino, altro che dato sei la reginetta del brodino. Amore. La reginetta. Abbiamo messo il grande Gatsby degli anni 70, ma no, così come stiamo, non lo reggiamo. Ce la possiamo fare. Ciao di papà, papà. Ci vuole una cosa tipo The Jackal stasera. Metti benvenuti al sud, facciamo 4 risate e poi ci andiamo a dormire. Siamo distrutti. Ah, ok. Ma la vita, anche nei momenti peggiori, dà il meglio di sé. Ok. Dalle patate nasce il fiore, insomma. No, amore, quello era dall'esame nascono i fiori. Pure dalle patate nascono i fiori. Non li vedi quei fiorellini bianchi che escono? Ah, sì, sì, che sì, sono sì. Velenosi. Vabbè. Ok, io mi vado a smontare. In bocca al lupo per tutto. Andate a Villa d'Este, ne vale davvero, 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 davvero la pena. È vero. E viene gente, c'è la gente da tutto il mondo. Tranne gli italiani. Tranne gli italiani. Siamo proprio pochi. Da tutto il mondo. È una meraviglia. È vero. Ok, noi vi abbracciamo. Speriamo che questo vlog vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente mettete il pollicione come Fandozzi. E se volete vedere ancora video, supportateci. Chiamateci, vediamo il numero della PostePay. No. Scusa. Ah, no, non è vero. La produzione, il finanziamento dei video. Non gli dicono queste cose. C'è American Gigolo, stagione. Comunque, se ci volete supportare, iscrivetevi al canale. C'è il link in descrizione qui intorno alla nostra facciona. Buonanotte. Buon noi. In gamba.